Abbassi la voce, andiamo. Beh, se vuoi sapere la verità, sei completamente fuori strada. E per questo non si può prescindere dal raccontare che cosa sia stata la guerra di liberazione per gente come me e come i miei compagni. C'erano molti feriti, un continuo via vai di ambulanze, le persone gridavano giorno e notte. Non è stato facile. Ed è in quel momento che venne al mondo Nicolas. Quando stavamo... Ehi! Oh! Mi scusi, parlo con lei. Che succede? Qualche problema? Ma perché sbadiglia? Non mi interessa quello che sto raccontando? Ma certo che ci interessa, nonno. Come può non interessarci? Quale nonno? Io non sono suo nonno e lui è un maleducato. Ha ragione, le chiedo scusa per lui. Ma il problema è che abbiamo molta fretta e dobbiamo concentrarci principalmente sulla figura di suo nipote. E io di cosa sto parlando? Non mi ero accorto che la telecamera fosse accesa e allora ho cominciato a parlare di tutto quello che provo per... Beh, per Selina, perché a me Selina non piace per niente la verità. Ma se lei dovesse vedermi in TV mentre mi sfogo e dico liberamente quello che penso su di lei, immagini che cosa potrebbe succedere. Ci farebbe cacciare a calci dall'ambasciata, è ovvio. Dobbiamo recuperare questo video, per forza. Sì, però nessuno mi ha preso in considerazione fino a questo momento. Non preoccuparti, ho appena avuto un'idea per risolvere il problema. Vorrei che fosse chiaro a tutti che chi ha fermato quei buoni a nulla è stato il signor Parker. Il suo autista lo ha solo aiutato, niente di più. Questa molto è la verità. Bene, stop con le riprese, qui abbiamo finito, grazie a tutti. Che bello, adesso voglio essere ripresa io. Scenda dal tavolo, signorina. Io so cantare, so ballare, conosco... Non è il momento, signorina, per favore. Mi dispiace tanto, tesoro, ma stiamo per andare in onda dal vivo. Io sono la figlia dell'ambasciatore. Appunto per questo deve dare il buon esempio. Questa è casa mia, se adesso non mi riprendete, parlo con mio padre. Su, Orazio, canta. Per favore, signorina, no. Canta, ti ho detto. Bene. Na 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 na. Pa 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 da 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 pa 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 ra pa 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 ra pa pa ra pa pa. Angelo, che cosa sta facendo lì? Aia! Visto? Ha già finito. E se vi è piaciuto parlate pure con il mio agente. Arrivederci. Vuoi giocare? Solo se tu mi dai un vantaggio, allora, perché io non sono capace. Non ho mai... Avanti, insegnami. No, aspetta, devo prenderla da sola, vero? Dai. Bene, bene, sei stata brava. Che stai facendo qui? Non posso guardare? Prima di tutto, levati quel ghigno ironico quando parli con me. Che cosa vuoi? Dove sta andando, signorina? Cerca qualcosa? Devo andare in camera. In camera sua? Non si può, perché adesso è occupata da quel tizio e io devo sorvegliarla e non far passare nessuno. Allora vado in camera dei miei fratelli. No, assolutamente no, mia cara. La camera dei suoi fratelli è adiacente alla cella del soggetto in questione ed è stata chiusa. Si allontani. D'accordo. Ti passo un foglio, leggilo. Non so se sia la cosa migliore, ma vorrei che tu restassi. Tu
sei stata l'unica a credere in me e voglio dimostrarti che posso cambiare. Come hai potuto venderlo così? Non sapevo niente, non sapevo che intenzioni avessero. C'era tuo fratello, c'erano i bambini. Non credevo potessero essere pericolosi. Non l'hai vista la gara? Non giudico la gente per una gara. Che c'è? Sei preoccupato per la morale adesso? Non perderci tempo, non ti ascolta, non capisce niente. Sentite, lo riconosco che posso aver sbagliato. Ah, però... Che puoi, Juan? Va bene, ho sbagliato, d'accordo? Eri qui per questo, hai finito? No, volevo dirvi che non smetterò di venire qui perché ci siete voi. Hai finito? Sì. Non credo che abbia capito. Certo, come sempre. Non vale la pena parlarne. Continuiamo? Volentieri. Aspetta, un messaggio. Qualcosa di grave? No. Tomas mi chiede di tornare in ambasciata, ma posso dirgli che ora ho da fare? No, ho da fare anch'io, ma ricorda che mi devi una rivincita quando saprò giocare. D'accordo, continua a esercitarti quei lanci, sei brava. Vai subito in ambasciata? No, prima devo passare da un'altra parte e poi vado lì. Va bene, ci vediamo presto. D'accordo. Ciao, Martin. Ciao. Parlavano di me, Sebastian gli ha chiesto cosa prova per me, cioè per Nini, insomma, parlavano di e me. E lui che ha detto? Non lo so. Come non lo so? Non l'ho sentito, non sei rimasta, non ho potuto perché è arrivata la tipa della televisione mentre stavo ascoltando. Io mica potevo mettermi lì a origliare insieme a lei. E poi lei aveva fretta, così ma siamo andate via proprio mentre lui stava per dare la sua risposta. Ed è stato meglio così perché lui non si è nemmeno accorto che stavo origliando, capito? Sei pronto? Sì, è pronto. Sì, sono pronto, possiamo cominciare l'intervista. Vieni con me. Devo andare. Tutto bene? Sì. Mi raccomando, Nicolas, l'intervista è dal vivo. Meno male, pensi se l'aveste fatta da morto. Scherzo. No, ti avverto per via del linguaggio. No, ma certo starò attento al linguaggio. Siamo in onda, via! Buonasera, siete in diretta con Sasha Lopez Incontra le persone. Siamo in compagnia di Nicolas Sampanò, il giovane autista che tutti chiamano l'eroe dell'ambasciata. Come stai, Nicolas? Bene. Molto di più, molto, molto bene. Mm-hmm. Diciamo che mi sento bene e soprattutto sono estremamente contento e soddisfatto di aver risolto al momento questa brutta situazione. E penso che, ecco, che sia fantastico che i buoni abbiano battuto i cattivi e che i cattivi ora siano stati puniti. Anche mm-hmm. se al momento, per la verità, sono laggiù nella casetta in fondo al giardino in attesa di essere giudicati. Quella è la casetta dove vivono il nonno e Nini. Ci manca così tanto, Nini, poverina, mm-hmm. perché sa, sono successe una serie di cose, una dietro l'altra, e alla fine da cosa nasce cosa, ma questa è un'altra storia. Lei mi ha domandato come sto. Sto bene. Hai avuto paura di confrontarti con la situazione? Molta paura. Molta, tremavo come una foglia, però devo ringraziare l'ambasciatore, che è un uomo davvero molto coraggioso e ha dato a quei balordi una lezione che non dimenticheranno. Da quanto tempo lavori all'ambasciata? Vediamo. Sono un. Mi ripete la domanda, per favore? La tua fidanzata sarà molto orgogliosa di te. Bene, bene. Che dirà della fidanzata? Fammi sentire. Non mi piace parlare della mia vita privata. Preferirei non rispondere a questa domanda. Un eroe riservato. Almeno ti va di sentire che cosa dicono i tuoi amici di te? Mm? Via col servizio, per favore. Ecco, adesso ci sono le nostre interviste. Si è interrotta la trasmissione! Chissà perché. Questo è un strano. Attacco alla libertà di espressione. Mentre cerchiamo di ripristinare il servizio che un inconveniente tecnico ha bloccato, continuiamo a parlare con Nicolas, che ha salvato l'ambasciata dai balordi alle nostre spalle. Io ho semplicemente affrontato questi malintenzionati, tranne uno, il ragazzo dietro di me, Tony, che sapevo essere un amico della famiglia, perciò non ho nemmeno pensato che fosse coinvolto in questa storia. Ma gli altri sì, i tre grassoni sono proprio brutte persone. Brutte per... Basta così! State fermi o gli faccio vedere io! Giuro che non mi fermerete questa volta! Ha preso il mio Nicolas, salvatelo! Ma che cosa possiamo fare? Noi non siamo... Lo sapevo che sarebbe finita in questo modo. Presto, chiama qualcuno, Selina. Aspetta.
ripeti, signore, la prego, non se la prenda con me, per favore! E perché no? Abbiamo un conto in sospeso, noi due. Come? La violenza non serve, possiamo parlare! Davvero? Non ti sei ancora stancato di dire sciocchezza in televisione? Che pensi di fare? Lascialo subito! No. 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 Corri, Nicolas! Mentre risolviamo questo nuovo inconveniente tecnico, una... Io lo sapevo che non avremmo dovuto lasciare tutto in mano alla servitù. Ci saremmo dovuti occupare noi della stampa. No, no, sarebbe successa la stessa cosa. Questi tizi sono molto pericolosi. Assicurati che vengano portati via una volta sì, per tutte, ci penso. Va bene? Che cos'è? È una lettera di Cho. Come? Scrive lettere a un buon a nulla. Allora è per questo. Cosa? Parlo di Lola. Prima di vederla non ti importava del segreto. Che succede? Non riesci a scegliere? No. No, no, non è per questo. C'è qualcosa tra di voi? No, no, no. Ho un'idea. Perché non andiamo a fare una passeggiata o quello che vuoi tu? Basta che ci leviamo da qui, ok? Dai. Dimmi. Questa te la perdono, va bene? Sì. Ma non farci l'abitudine. Andiamo. Questi sono coloro che devono essere giudicati a Santa Juliana. Portateli immediatamente via dall'ambasciata. Muovetevi. Non abbiamo tu ti avvicinate a me? Che conosco le arti marziali! No, no, lasciatelo! Sì. No, lasciatelo! Va tutto bene, non preoccuparti, no, sta Tony, tranquillo. No. Un momento, mi scusi, lasci andare il ragazzo. Lui non c'entra con questa storia. Nini, guarda, sono appena arrivati per te. Non c'è il mittente. Oh, li avrà mandati il cancelliere. Scusa, ma che ti costa uscire con lui? Ha dei pensieri molto gentili verso di te. Sì, è vero. Vorrei che questi pensieri li avesse qualcun altro. Lo so. Grazie per questa possibilità e grazie a te per averlo convinto. Lei non c'entra. È Martin che mi ha chiesto di farlo. Beh, allora grazie a Martin e a lei per averlo ascoltato. Mi fa piacere aiutarti. Ho appena visto che hanno portato via quei buoni a nulla. Non staranno più qui? Sì, verranno giudicati, ma Tony per il momento resterà qui in ambasciata. Grazie, sono libero. Beh, ma non devi ringraziare me. Devi ringraziarlo invece, lui è tuo amico e tu credi in lui, giusto? Sì, ci tengo a chiarire una cosa però. Non intendo approfittare della situazione. Voglio lavorare e guadagnarmi la sua fiducia, Thomas. Bene, bene, mi fa piacere. Sì, grazie a lei ho l'opportunità di diventare una persona migliore e non me la farò sfuggire, glielo assicuro. È quello che vorrei anch'io, resta da capire come. Io lo so come, non è difficile per niente. Facciamo una cosa, accompagna Tony nella sua stanza, poi io ti aspetto nel mio ufficio e ne parliamo, va bene? Sì, d'accordo. Andiamo? Sì. Cos'è? Ti ha scritto il tuo fidanzato che sei tanto felice? No, Cecilia, io non sarò mai più contenta o felice nella mia vita. Ah, beh, allora devi avvisare anche la tua faccia. Ma certo, va bene, sì, non si preoccupi, lascerò il suo messaggio a Nicolas appena lo vedo. Sì, grazie di aver chiamato. Un'altra telefonata per congratularsi con Nico? Hai visto? Incredibile. Ormai già è diventato una sorta di idolo per la gente. Sai che voglio fare? Dimmi cosa ne pensi. Voglio creare per lui un fan club. È una bella idea. E anche un blog. Così i suoi ammiratori potranno tenersi in contatto. Ti piace molto, vero? Non sai quanto. Quando...